Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi a questo ulteriore appuntamento. Vogliamo fare un video breve sulla differenza che c'è fra Gog e Magog, sita in Ezechiele 38 e 39, e Armageddon, che praticamente si trova in Apocalisse, la parte finale del giorno del Signore. Normalmente si fa molta confusione nella Bibbia fra i vari argomenti, questo è molto comune. Secondo me uno dei tanti motivi è che non si presta attenzione alle singole parole, perché questo è molto importante. Noi abbiamo fatto un altro video dove abbiamo fatto notare la grande differenza che c'è fra il Salmo 83 e Gog e Magog 38-39, insomma due guerre completamente diverse, e lo stesso si concretizza appunto fra Ezechiele 38-39, Gog e Magog e Armageddon. Attenzione, quando parlo di Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 non è Gog e Magog della fine del libro dell'Apocalisse. Quella Gog e Magog si concretizzerà dopo il millennio, non c'entra niente. Ma adesso veniamo a noi. Entriamo subito nel vivo del discorso e tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire amen. La prima cosa che io adesso non vi posso far vedere nulla, ok, perché sto praticamente registrando con il telefonino e non sono a casa. Scusate l'audio. Qui non c'è trattamento acustico. E spero che insomma si senta. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è appunto andare a esaminare le nazioni coinvolte da entrambe le parti, sia per quanto riguarda Gog e Magog che per quanto riguarda Apocalisse. Ora, le nazioni coinvolte in Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 sono ben definite, anche se sono a gruppi. Abbiamo Mesec, Tubal, Gog, Magog, poi abbiamo Cusse, poi abbiamo Putte, detta anche Futte. Interessante notare che c'è anche Tarsis. Cos'è Tarsis? Guarda, Tarsis, praticamente potremmo metterci la mano sul fuoco che Tarsis è Spagna. Questa è storia, storia arcaica, ok? Tarsis è Spagna. Quindi se Tarsis è Spagna, Tarsis ha a che fare con, non con l'Oriente, ma con l'Occidente. Quindi le nazioni coinvolte, come potete vedere, poi c'è Gomer, Togarma, sono ben delineate, ben definite, questo è molto importante. E altrettanto in Armageddon. Quindi abbiamo due panorami sotto questo profilo molto diversi. Per quanto riguarda la maggior parte delle nazioni e il capo di queste nazioni, praticamente la geografia ci viene descritta in maniera inequivocabile, ovvero l'estremo settentrione, cioè l'estremo nord, come scritto in Ezechiele 38, verso 6 e verso 15. Quindi ci viene ripetuto due volte. Ripete molto la scrittura, più verità in questi due capitoli. Quindi questo è molto importante. Un altro argomento che praticamente ci fa comprendere che sono due battaglie completamente diverse, ma Dio mio, è così elementare. In Gog e Magog Israele vive in estrema sicurtà. Infatti, l'Anticristo, quando verrà, nei primissimi tempi, anche se nella prima parte della grande tribolazione ci saranno una marea di morti, però all'inizio porterà pace e sicurezza, farà un patto con Israele
e Israele abiterà in sicurezza apparentemente. Infatti, in Gog e Magog ci viene detto che Israele abita in estrema sicurtà. E questo principio, se non vado errato, mi pare che viene ripetuto più volte. Che grande differenza con Armageddon. Armageddon è la parte finale della grande tribolazione, dove non solo Israele, ma tutto il mondo è sotto sopra e gli ebrei sono completamente perseguitati. Completamente perseguitati. E non stanno in totale sicurezza, assolutamente. Quindi sono due situazioni completamente diverse. Infatti, per quanto riguarda la parte geografica, Armageddon ha a che fare non con il settentrione, ma con l'Oriente o con Levante, come diranno alcune revisioni. Inoltre, a enfatizzare questo, in Apocalisse 16:12 ci parla del fiume Eufrate. Il fiume Eufrate non è il nord, il fiume Eufrate, che sì, parte dal nord, grazie, ma il fiume Eufrate sta completamente nel Levante, a Oriente, verso Babilonia, da quelle parti là, verso l'Iraq, da quelle parti là, mentre invece, dritto per dritto, c'hai Mosca, c'hai la Turchia, c'hai la Siria, c'hai tutte queste parti qua. Quindi sono due situazioni completamente diverse. Benissimo. Interessante notare che in Gog e Magog a distruggere l'esercito non sarà il Signore in persona, ovvero il Signore che si manifesta in persona. Sarà sempre il Signore, ma attraverso la natura, ovvero il Dio Elohim. Questo ha a che fare con l'inizio della creazione, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Elohim ha a che fare con la creazione, ok? Infatti, quando tu vai nel verso 22, lo vado a prendere nella scrittura, verso 22 di Ezechiele 38, ci dice che il Signore verrà lui stesso in giudizio con pestilenza, sangue e che farà piovere sopra di lui e sopra le sue schiere, eccetera, 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 una pioggia strabocchevole di pietre di gragnuola, fuoco e zolfo. Mentre invece in Armagedonne il Signore stesso, Apocalisse 19, viene col suo cavallo bianco e le sue schiere per combattere contro l'Anticristo e tutti i re della terra. Tutti i re della terra. Infatti, è scritto che ci sono questi tre spiriti di rane che vanno a, questo è scritto in Apocalisse 16 e 14, che vanno a sedurre tutti i re della terra, tutti i re della terra, mentre invece in Gog e Magog le nazioni vengono nominate, appunto Gog e Magog, Mesec, Tubal, Togarma, Gomer, Futo, Putte, Cusse, Tarsis, eccetera, Persia, una delle più importanti, Persia. Quindi abbiamo due cose completamente diverse. Ma poi una cosa che Gog e Magog ci dice nero su bianco e fa molta enfasi in questo è il luogo, cioè i monti, ci parla di monti. E questa cosa qua dei monti viene ripetuta più volte, per esempio, questo viene ripetuto molto in Ezechiele 39, il verso 2, il verso 17, ci parla dei monti e ci dice che sui monti sarà distrutto, a prescindere quali siano i monti, che dovrebbe essere scontato che si parla del Libano, perché il Libano c'ha questa catena montuosa, ok? Ed è l'entrata in Libano verso Israele. Oggi la Russia sta contendendo a favore della Siria sui monti di Israele nel Libano.
l'epicentro geografico dove sarà distrutto tutto questo grande esercito sono i monti. Armeghido, devi scendere sotto al Mar di Galilea e andare ancora più giù. E lì c'è Armeghido, che è una pianura. Monte, il monte che guarda a Megiddo, che è questa immensa pianura, non sono monti, non sono montagne. Quindi Armagedone e Armeghiddo ti dà proprio la posizione geografica. I monti sono un'altra cosa. Inoltre, ma troppe cose ci sono. Apro parentesi. Quelli che non capiscono niente di Bibbia, che dicono che Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 è la stessa di Apocalisse, non tengono conto che in Gog e Magog di Ezechiele, le armi saranno bruciate per 7 anni. 7 anni. Mentre invece il Gog e Magog di Apocalisse, dopo Gog e Magog di Apocalisse finisce il mondo e non ci sono 7 anni per distruggere le armi, perché finisce la terra, ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre i corpi in Ezechiele 38 e 39 saranno sepolti per 7 mesi. Mentre invece, torno a ripeterlo, alla fine del millennio, l'ultimo Gog e Magog, ma quei 7 mesi. Dopo c'è la fine del mondo. Dio mio, alle volte in certi individui non si tratta di ignoranza, ma di ribellione e di incredulità per avallare la propria religione fondata non sulla Bibbia, ma su quello che fa l'uomo, perché molte religioni, cominciando da quella cattolica, sono gnostiche, infatti non credono alla Bibbia. No, no, loro credono ai padri della Chiesa, alla patristica, alla tradizione e usano la Bibbia solo come pretesto per avallare queste cose e queste cose le usano come fondamento, ma questa è un'altra storia. Insomma, la differenza fra Gog e Magog di Ezechiele 38 e 39 e Armagedonne è abissale. Chi ha orecchie da udire, ascolti. Chi ha intendimento, intenda. Non aggiungiamo e non togliamo a quello che dice la parola di Dio. Noi stiamo vedendo come tutte le pedine stanno andando nel posto giusto. E non conoscere le profezie della Bibbia e non predicarle è un gravissimo peccato. Una delle accuse che io ricevo, in virtù del fatto che io guardo gli eventi, è quello di non avere argomenti. Cioè loro mi dicono, tu non hai argomenti. Perché? Perché tu guardi quello che succede nel mondo e ne parli. Quindi tu mi stai dicendo che tutti i giornalisti che hanno preso le lauree, che non fanno altro che guardare gli eventi e portare delucidazioni alla luce di una conoscenza enorme, e tutti quanti i geopolitici del mondo che non fanno altro che guardare gli eventi e portarli alla luce di mille situazioni, storia, economia e quant'altro, non hanno argomenti? Dio vi benedica. Maranatha, Gesù viene presto.